Buongiorno traders, buongiorno a tutti e buon martedì. Allora oggi riapre Wall Street, quindi dopo una giornata di ieri che come avevamo preannunciato sarebbe stata poco movimentata e effettivamente è stato così nel pomeriggio, anche se ad onor del vero dobbiamo dire che è stata una sessione europea piuttosto interessante perché in mancanza di Wall Street eh, gli operatori europei evidentemente eh, avevano deciso di riportare su l'azionario eh, oh, del vecchio continente tant'è che i nostri listini hanno avuto dei guadagni interessanti poi sarà perché durante la notte abbiamo ricevuto come leggerete all'interno dell'articolo notizie contrastanti ad esempio il PIL giapponese è risultato leggermente migliore delle attese. Ma dall'altro lato, Trump ha parlato dei rapporti economici tra Cina e Stati Uniti e ha detto che gli Stati Uniti dovrebbero staccarsi eh, economicamente dalla Cina. Quindi, insomma, queste sono dichiarazioni che in qualche modo potrebbero andare a innescare un po' di tensione nuovamente sulle questioni commerciali tra, i, tra la prima e la seconda potenza economica mondiale. Eh, fatto sta che appunto con la riapertura dei, dei mercati americani in questo pomeriggio si potrebbero vedere dei movimenti interessanti. E già qualcosa lo stiamo vedendo perché i future eh, stanno perdendo terreno. I future americani eh, e si stanno portando dietro chiaramente eh, l'Europa o come sostiene qualcuno è l'Europa che in questo momento si sta portando dietro eh, l'America perché abbiamo avuto comunque sia dei dati sul PIL dell'Eurozona che benché siano risultati leggermente superiori alle attese comunque stiamo parlando di dati estremamente negativi eh, per cui eh, troverete chiaramente le specifiche all'interno dell'articolo, con i numeri e tutto quanto. Diciamo che c'è un po' di, eh, di incertezza in questo momento. Ovviamente, stiamo andando incontro a quello che sarà l'appuntamento più importante della settimana, la BCE giovedì. Eh, un appuntamento di politica monetaria che assume ancora più importanza dopo che diversi membri della Banca Centrale avevano, e anche del Consiglio eh, europeo avevano eh, manifestato delle preoccupazioni relative alle quotazioni euro-dollaro che stavano salendo eccessivamente avrebbero potuto causare dei problemi sia dal punto di vista delle esportazioni dei prodotti europei sia dal punto di vista dell'inflazione. Quindi sarà interessante capire se la BCE avrà intenzione di rispondere a questo apprezzamento della nostra valuta. L'euro è in fase correttiva per il momento, lo dobbiamo definire tale. Probabilmente giovedì avremo un'idea più precisa se appunto si tratterà semplicemente di una correzione oppure se eh, effettivamente potrebbe essere un'inversione di tendenza. Non lo sappiamo, dobbiamo attendere, eh, oggi è un'altra giornata scarna dal punto di vista macroeconomico perché al di là del PIL dell'Eurozona nel pomeriggio non avremo dati macroeconomici americani importanti, quindi vedremo quello che succederà con la riapertura uh, di Wall Street. Direi a questo punto di andare sui grafici e partire appunto dal Nasdaq. Perché dal Nasdaq? Perché è l'indice che è, negli ultimi due giorni della scorsa settimana ha avuto dei contratti, colpi decisamente superiori rispetto agli altri per quale motivo? perché i titoli più venduti sono stati quelli del comparto tecnologico oggi vedete che il future eh, o meglio questo non è il future ma comunque stiamo registrando oh, una performance negativa sull'smp sul, sul nasdaq scusate ehm, e per cui, ecco, se andiamo a vedere anche, le, tra l'altro, qui è molto interessante perché stiamo andando a violare un canale che ha retto per tanto tempo. Ci stiamo nuovamente poggiando su questi massimi relativi che ieri abbiamo definito molto importanti, e da qua c'era già stato un tentativo di rimbalzo con questi spike volumetrici che potrebbero presagire una ripartenza del trend rialzista. Perché solitamente, quando abbiamo questi fuori scala volumetrici, come detto tante volte, si tratta di movimenti di esaurimento. Staremo a vedere oggi cosa succederà nel corso del pomeriggio. Dicevamo l'SP, stesso discorso, mm, qua mm, vedete che. Eh, ho tracciato anche delle estensioni di Fibonacci perché eh, si può supporre che questo sia stato un minimo relativo che eventualmente verrebbe confermato oggi qualora il minimo di questa candela risultasse superiore a quello del 4 settembre. Allora a quel punto questo potrebbe essere a tutti gli effetti un minimo relativo e quindi si potrebbe eventualmente valutare una ripartenza e ho già inserito un'estensione per eventualmente capire quali potrebbero essere i target a rialzo chiaramente avete capito che eh, la mia idea è ancora rialzista perché fin tanto che non abbiamo la violazione a questo punto del minimo del 4 settembre non possiamo parlare di inversione ecco, se dovessimo violare questo minimo allora già lì inizierebbe a cambiare qualcosa ricordiamoci che qui abbiamo supporto a 3400 punti se andiamo a vedere il DAX eh, beh, il DAX eh, insomma, ieri ha messo a segno una performance piuttosto interessante. Siamo a ridosso di supporti importanti intorno all'area 12880 12008 Per il momento non abbiamo particolari indicazioni, così, non ce... così come non ce le abbiamo dal nostro Fuzzi Mib perché è in fase di lateralità. Dopo la bella performance, di ieri, vedete che oggi se l'ha praticamente rimangiata tutta. <coughs> e si sta appoggiando su questa trend line che abbiamo tracciato a partire dal minimo del 15 giugno, congiungendo quelli del 31 luglio e del 3 agosto qua c'è stato un tocco il 4 di settembre e oggi stiamo ritoccando questa trend quindi attenzione perché si sta formando un'area di forte compressione e la rottura o verso l'alto o verso il basso potrebbe dar luogo a movimenti direzionali, andiamo a vedere il gold che invece è ancora in fase di lateralità però con una tendenza leggermente ribassista negli ultimi giorni anche se dobbiamo dire che qui intorno a 1920 c'è veramente un bel supporto, un'eventuale rottura del 1920 potrebbe proiettarci verso i 1880 anche se il primo step potrebbe essere rappresentato alla cifratona di 1900 dollari. Per quanto riguarda il petrolio invece è attenzione perché vedete che dopo la rottura del supporto a 40 dollari eh, stiamo accelerando a ribasso, qui siamo arrivati su supporti volumetrici importanti intorno ai 3770, 3780, sarà interessante capire se ci sarà una reazione perché l'eventuale violazione di questo supporto ci potrebbe riproiettare verso queste aree intorno ai 35, facciamo 34,60 e 33,60. E... 30, quindi insomma potrebbe esserci un bel movimento ribassista dollar index a titolo di curiosità vedete che sta provando ad accelerare sta provando a rompere questi massimi relativi l'eventuale rottura dei massimi relativi del 21 agosto come abbiamo già detto anche negli altri appuntamenti di inizio settimana eh, nell'altro appuntamento di inizio settimana potrebbe presagire un'inversione del trend e quindi un rafforzamento del dollaro e a questo punto andiamo a vedere le valute perché abbiamo il dollaro yen che sta provando a recuperare qualcosina, ma in fase lateralità e ripeto, io in queste condizioni eh, non ci vedrei nulla di interessante. Interessante invece il dollaro americano contro il franco svizzero, perché stiamo andando a forzare quel, quel livello di resistenza collocato in area di 091-092, vedete che qua abbiamo un massimo relativo importante del 12 agosto. L'eventuale violazione di questi livelli potrebbe portare a un'accelerazione, anche perché si andrebbe in Area con pochi volumi e quindi si potrebbe addirittura arrivare a rivedere l'area di 0,94. Quindi movimento sicuramente da seguire, così come da seguire il dollaro americano contro il dollaro canadese che sta tornando sopra all'1,31. Eh, anche in questo caso il prossimo livello è a 1,33 circa 1,32,8 e quindi ci sarebbe spazio per un'eventuale accelerazione interessante notare come qui abbiamo avuto un fuori scala dei volumi quindi il movimento ribassista potrebbe essersi esaurito andiamo a vedere il neozelandese che sta perdendo smalto vedete che sta perdendo terreno siamo andati sotto lo 0,67 ha reagito molto bene su questo livello di resistenza in area 0,67,5-0,677, il primo obiettivo di questo movimento ribassista potrebbe essere collocabile intorno all'area 0,66 e. 40, Quindi un'altra ventina di pips dai livelli attuali, successivamente 0,66 stellina dollaro. La stellina sta risentendo dei colloqui Brexit che sono andati a finire in un vicolo cieco, quindi si sta indebolendo. E qui stiamo rompendo dei supporti molto importanti. Attenzione perché la violazione di questi minimi del 24 agosto potrebbe portarci in un'area con pochi volumi e quindi a rivedere un'accelerazione, addirittura fino a verso l'area di 1,27 e 4. Quindi situazione da a Seguire così come l'euro-dollaro sembra voler violare il supporto di 1,18 il prossimo target potrebbe essere l'17 e mezzo dove passa questa trend line settimanale. Quindi indebolimento dell'euro-dollaro, quindi rafforzamento del dollaro su tutta la linea. Chiudiamo con l'australiano. Perché anche qua vedete: oggi c'è un 030% di perdita da parte dell'australiano rispetto al dollaro americano. Siamo qui sul test di questi massimi relativi. Dove Dovessimo andare al di sotto di questi massimi relativi, il primo step supportivo volumetrico potrebbe essere intorno all'area di 0,71,6 e quindi una novantina di pips sotto i livelli attuali. Quindi attenzione perché tutto lascia presagire un rafforzamento del dollaro. E con questo è tutto, io vi ringrazio, ringrazio gli elettori di Investing, eh, chi mi segue sui canali social. Cliccate insomma sul like se questi video sono di vostro gradimento. Iscrivetevi al canale, troverete tanto materiale gratuito. L'appuntamento è per domani. Ciao a tutti!